Siamo al sesto anno consecutivo con i tre coni. Diciamo inizialmente eravamo con due coni e poi dopo quando ci hanno confermato per la prima volta i tre coni, sono 6 anni di seguito che ce li riconfermano, quindi è una bella soddisfazione. Noi, come nostra proprio politica di gelateria, ormai sono anni che ci siamo andati sempre sulla pulizia delle ricette, quindi cerchiamo di lavorare con pochi ingredienti e in quei pochi ingredienti abbiamo tolto gli emulsionanti, i coloranti di sintesi. Noi non usiamo nessun tipo di colorante azoico perché praticamente o usiamo coloranti naturali oppure lo prendiamo proprio in natura, tipo usiamo l'alga spirulina per il verde del ciocco menta, per dire, perché magari facendolo bianco non c'ha un appeal, le persone Associano il colorante di sono. sodio. Quando una persona arriva, vede una vetrina con bei colori, già è invitato a prendere il gelato. Però è un'arma a doppio taglio perché i colori, diciamo, splash non è che sono un sintomo di gelateria naturale. Fortunatamente nel gelato abbiamo varietà di colori sia nei frutti che nelle creme, ecco, mettendo alcuni accorgimenti possiamo evitare di usare i coloranti azoici. Quanto lavoro c'è dietro la costruzione di un gelato? Non tanto la realizzazione, cioè un gelato si pensa prima di o si sperimenta, come funziona? Beh, diciamo l'idea parte sempre da quando si vuole realizzare un gusto nuovo, ecco, si parte dall'associare dei gusti. Quindi magari si pensa prima, la prima cosa è pensare un gelato, pensare che gusto si vuole realizzare e pensare i componenti che potrebbero andare bene. Poi dopo si passa alla prova. Diciamo con l'esperienza la prova è un po' facilitata perché se andiamo ad unire degli ingredienti siamo facilitati dall'esperienza e quindi riusciamo a centrare abbastanza velocemente il gusto finale. Però dopo ci sono sempre degli affinamenti. Nella prima ricettazione, a meno che parliamo di un gelato semplice, tipo una fragola e tipo una nocciola, è difficile che un gelatiere con esperienza non la sbaglia, cioè al primo impatto, se vuole che quel gusto viene lavorato a meno 12 bene, bilancia la ricetta e ottiene il risultato. Se parliamo di gelati un po' fuori dal comune, con solidi più alti, con solidi troppo bassi. Allora là, diciamo, l'esperienza aiuta un po', però dopo ci vuole la prova reale, perché poi la chimica, secondo me, non è matematica. Quindi la matematica 2 più 2 è 4 sicuramente in tutto il mondo. La chimica, un risultato che dà un ingrediente, sommato a un risultato di un altro ingrediente, non dà la somma dei risultati. A volte o vanno in contrasto, oppure ne serve di meno oppure di più perché non è così scientifico da poter dire il famoso 2 più 2 fa 4, no. Quanto è cambiato il gelato, negli anni? Ma moltissimo. Io dall'inizio, quando abbiamo iniziato noi, diciamo che il gelato veramente era più, ci si affidava tutti un po' alle aziende, alle basi. E difficilmente si faceva un gelato partendo dagli ingredienti base principali singoli. C'era sempre un aiutino, diciamo, no? E chi lo faceva naturale non otteneva grandi risultati. Diciamo da una ventina d'anni a sta parte è iniziato il cambiamento vero, cioè si studia molto la chimica del gelato, quindi la bilanciatura della ricetta è diventata essenziale. Poi dopo c'è sempre la fantasia del gelatiere che magari ottiene un risultato diverso dall'altro, poi quello il riscontro sul pubblico finale, diciamo, è una conseguenza delle scelte che fai e non è che c'è una logica precisa. Quindi È un lavoro che consiglieresti a chi vuole intraprendere ma un'attività? mo molto, vabbè, io ne sono innamorato, quindi figurati, per me io passo le giornate qua dentro, l'inverno, che sarebbe il periodo nostro
diciamo fra parentesi, di riposo, vola. Ecco, adesso sta per iniziare la stagione, ancora ho 3 miliardi di cose da fare, che sto qua perché è una passione, ogni anno cerchi di migliorarti, di trovare il gusto che sbalordisca di più, che fa. È una soddisfazione anche per chi lo realizza, perché giustamente quando si ottiene un risultato è come se fai una gara, se la vinci sei più contento. Poi, Certo, ma il gusto che piace di più? diciamo, io sono un po' patito più sulle creme, quindi pistacchi, nocciola, cioccolato, i classici vado alla grande.